Svenuto così non faccio niente. Dopo. Abbassate tutte le corde, abbassate tutte le corde, abbassate tutte le Salve. Voi corde. vendete da soci Grazie. degli oggetti, Che vero? deve fare signorina lei? Siete solo fuori servizio, No, vero? lei chi è? Per fare un po' di No, no, gossip, noi no? Giusto dell'ospedale. così per chiacchierare, Ma lei, sapete, cioè, sa che questa è una nulla di. caserma, lei non può girare così a vuoto, Ma no, sono accompagnato la eh? mia Che amica che sta cazzo devo facendo i documenti. Ah, Ah, Voi avete gli sta. oggetti che svengono per farsi la respirazione bocca a bocca e non posso accompagnare un'amica. Ma poi guardi, è No, pure il però bus, come ci cioè sono non agenti dovrebbe che essere fanno una cosa finta di onorevole svenire? che io accompagno la mia amica per sicurezza, perché sa ormai al giorno d'oggi non si può stare mai al sicuro se sei una donna. Non mi vado a aspettare qua dentro. No, non mi dire. Non mi dire, no! No! È lei! Che Aiuto! succede? In ogni caso, sotto c'è un tizio con il pelato, con le bretelle. Non abbiamo visto niente del tipo. Voi non avete sempre visto Quindi niente, non voi avete non visto avete mai nessun visto anziano tutto niente. matto. No, non c'è nessun anziano Ma matto. infatti c'è la gente con la gente, È con le proprio valvole matto, della eh. centrale, Proprio matto, il mi tizio sento poi pelato con il particolarmente busto, affine cioè questa che persona. può fare Ma una lei bella conosce donna? una alla il signor volta, però, ragazzi, Vivante? perché sennò non si capisce. Signorina? Ah? Lei conosce il signore qui davanti, vestito in bianco? No, perché mi hanno chiamati? No, ho visto No, non un. penso che mi conosca. No, non ci conosciamo, non credo. Piacere Almeno per. Daniel, comunque. Che brutto nome, non mi piace il nome Daniel. Mi spiace. La fondina. Vabbè, giustamente. Va bene. Quindi lei ha fatto il documento? Lei ha Che è fatto il successo, documento? signorina? Con le Che cosa? In pratica un pazzo l'ha spinta giù da un muretto e non è assolutamente falso, lo giuro. Cosa è Mi ha successo? fatto del male, Un guardi pazzo l'ha anche il spinta giù. busto. Quel pazzo l'ha spinta giù. Sì, è per questo che vogliamo trovarlo. Perché gli Gli voglio vogliamo chiedere perché bene, l'ha gli vogliamo dare fatto un e bel voglio approccio. portarlo anche in processo. Ma Ha sentito Abbiamo bene, svelato i Eric? documenti a Sì, no, proposito. no, sento. Ma ha fatto denuncia formale? Se non si confida, lo Certo. giro io. Grazie. Ok, L'ho e fatta. quando l'ha fatta? Niente, arrivederci. Signorina? Vi scusi, è che non ho capito bene la È domanda. sotto Sa, shock ho la avuto un signorina. trauma cranico. E si è fatta vedere da dei dottori? Ah no, me l'ha fatto nocciolina il Il busto. prossimo. Sì che mi sono fatta vedere dai dottori. Ah, no, vabbè, scusi, chiedevo informazioni per la testa, se gli hanno dato una prognosi, deve riposare, deve. Sì, che devo riposare, ma non ce la faccio perché sa, c'è un criminale che va in giro a spingere le persone, le fa cadere e gli spacca la testa e faccio difficoltà a riposare. Ok, ha dato una descrizione abbastanza, nel senso, abbastanza soddisfacente la polizia, oppure non l'ha Sì. visto e. Solo che loro dicono che voi non avete visto niente, quando in realtà un vostro collega mi ha detto, quando stavo sdraiata sul lettino, che l'avete visto e che l'avete già arrestato. Mi informerò subito della cosa. Di chi è questa persona qua? L'ha visto? È un signore con il riporto, è anziano, ha le bretelle, vestito di verde e parla sempre della guerra. Lui è un cuoco, dice. E l'ho fatto anche una perizia psichiatrica. L'ho vista sta persona, non mi è mai capitata. No. Vabbè, mi informerò subito. Intanto se c'è una denuncia agli atti, adesso guarderò subito le denunce e diciamo mi informerò personalmente di questa cosa. Non Grazie, mi ci raccomando, ci mancherebbe. tengo tanto, anche perché mi ha praticamente rotto due costole, Ma è per cioè, questo il un posto. criminale va arrestato seduta stante, cioè come è successo a lei, bisogna impedire che succeda ad altre persone, insomma, ecco. Esatto, ha ragione, io sono completamente d'accordo con lei. Perfetto, va bene signorina. Lei cosa fa in città? Al momento lavoro part-time per un supermarket. E qual è il supermarket? 125.
Perfetto, perfetto, perfetto. Va bene. E se si vuole prendere, venire a prendere qualche gratta invece, mi trova lì. Ah, va bene. Beh, ogni va tanto bene, possiamo fare una scappata, certo. Dai, vediamo anche altro, se non sono quelli, se non siete tipi da gioco d'azzardo. No, però anche fare due chiacchiere, no? Con persone simpatiche come lei, almeno fa sempre piacere, no? Ah, certo, beh, lì sono tutti simpatici. Va bene, va bene, va bene. Grazie ancora per ci averti ascoltato. È raro trovare delle persone che ti ascoltino. Ma siamo qua apposta. No? Per ascoltare voi. Grazie mille. Voi sì che fate davvero il vostro lavoro anche fuori servizio. Oddio, sto parlando. Mi raccomando, un'altra cosa. Se per caso vede questo soggetto, va bene? Informi immediatamente la polizia. D'accordo, sì, la chiamo. Diciamo che i nostri occhi siete anche voi, perché siamo... Anzi, mi lasci il suo numero, così nel caso non mi risponde nessuno, chiamo direttamente lei. E guardi, adesso non posso darle un secondo il numero, però lei chiami la polizia, credo che ci penso io. Va bene. Va bene? Beh. Ok. Grazie mille. Ok, non avete un coltello? Sì. Avete un coltello? Un coltello? Volevamo tagliarci un panino e metterci una bella tadetta. Ma scusa, mi invitai da mangiare che mi hai fatto venire fame. Ce n'è la desk placata per ora. Okay. Anche da bere, per caso. Non ci devo fare niente con un coltello. Grazie. Devo affettare le angurie. Sì. Oh, ok. Credo. Ai, signorina, lei invece di cosa si occupa? Chi? Sì, lei. Lei pratica al market. No, l'aveva già fatto. Come? L'hai già fatto i momenti? Marcato lei. No. Allora ti do del tu. Tu che lavoro fai? Di cosa ti occupi? Allora io, almeno... Ragazzi. Io non so bene, sì. Perché il tipo del market... Scusate se mi intrometto. Avete già fatto i documenti? Oppure vi serve... Sì, tutti quattro? Sì, abbiamo già fatto i documenti. Non dice parlare con noi. Non dice che andare... fare una bella chiacchierata. Dovrei andare a lavorare. Ah, ma il lavoro può aspettare. Il lavoro No, la gente no, deve andare. Io non posso aspettare. Ah, ma sta andando da quel signore mezzo pelato che ha fatto la guerra, vero? Pelato che ha fatto la guerra. Quello là con le bretelle. Sì, che devo con le bretelle. Le ragazze dicono che hanno fatto una denuncia riguardo a questo ragazzo. Un attimo, guarda subito sul database, un secondo. Sì, prego, prego. Allora. Eravamo qui per questo. Volete farlo oppure l'avete già fatto? L'abbiamo già fatto. Come... Mi ricordo che aveva detto come si chiamava. Ti ricordi? Con la P cominciavo, oddio, non mi ricordo. Pipistrello. Pipistrello? No, non è pipistrello. Come si chiama lei? Scusi. Non è decisamente pipistrello. Come si chiama lei? Quella che poi c'è denuncia? Lei ha già sporto denuncia. Ha già sporto denuncia, l'abbiamo già fatta. Gian? Wanda. L'abbiamo Wanda. Già fatta. Ah, eccola, eccola. Wanda Yost. Sono io. Il tuo cognome è Yost. Quando ci sposeremo tu prenderai il mio cognome. Quando ci sposeremo? No, ho sbagliato a parlare. Intanto, quando conosci... Allora, un attimo solo. Ecco. Allora, questo ragazzo che avete portato all'ospedale era colorato i capelli tipo come i suoi, grigi, e barba verde? Grigi. Come? Grigi. Con capelli come suoi, barba verde. Non era pelato, ragazzi. Allora no. Aveva un paio di ciuffati... Chi conosce con i capelli colorati? Ma agente. Cosa? Che c'è? Dico, sulla denuncia è descritto il soggetto in questione? Sei. Qui c'è scritto il nome denunciante, il nome ignoto, il ricapito telefonico. Ignoto?
Ragazzi, non lo conosciamo. Voglio aggiungere la descrizione dell'inghiotto. Oh, non la bessa, capisce? Vede, ragazzi, che poi le indagini non fanno bene perché i vostri dipendenti non fanno bene il loro lavoro. La denuncia non l'ho fatta. Buonasera, sì. Buonasera. Sì. Si prende le giuste questioni con quello che non ha fatto la denuncia. Ma chi è? Dove? Facciamo così, passiamo all'identificazione. Ma potete aggiungere l'allegato di un disegnino, uno schizzo? Chi è la gente che ha preso? Se ce lo fate vedere, vi giuro che non gli cercate il ragazzo che ha fatto la denuncia, il poliziotto, cioè il mio collega ha fatto. Salve, ha bisogno? Sì, potrei un attimo parlare due secondi. Sì, venga. Guarda! Ci ha accannato così. Ma? Vabbè. Era lì dentro prima, ve lo giuro. Andiamo tutti in camera in ospedale. Ma io sto andando a dormire. Voi avevate detto che avete dato la descrizione del personaggio in questione? O sbaglio? Io l'ho data, ma l'ha scritta, vera? Al riportino, capelli bianchi, le bretelle e una maglia verde. Ma non era pelato? Era pazzo. È pelato il riportino. Ha un po' di ciuffetti. Ah, ok. Il riportino, sì, ma cioè, tipo magari ha due peli, se li mette davanti. Non lo so, sono strani quei capelli. Gli volano ogni tanto, fanno tipo... Mi ripete come fa cortesemente? Ah, è importante per sì. Magari se tira vento riconosci quello esatto, giusto, perché ognuno i capelli fa un rumore particolare. Certo, giusto. Va bene, signorine, e niente, appena so qualcosa vediamo di, cioè, dicevo, alla sua compagna, giusto? Sì, compagna. Sì, ok, va bene. E se vedete il soggetto, cortesemente chiamate subito la polizia, visto che c'è una denuncia già in corso, e così almeno possiamo prenderla ancora più velocemente. Ah, ma tu sei un poliziotto? No, non sono un poliziotto. Hai detto possiamo prendere? Possiamo, nel senso, sì. Sì, mi è rapita, Signore, lei chi è? Perché in caso tu sia un poliziotto, lei io non ho assolutamente intenzione di accoltellarlo. Questo avvocato, di cui mai sta qua? Ah. Che è Bill? Ok, sta già assistendo qualcuno? Dica, signorina. Ah, perfetto. Va bene. Non mi piace. Io? Cosa sei, è successo? Sei silenzioso. Sto ascoltando la vicenda. Beh, non mi piacciono le persone silenziose, sono losche. Dica. Sono stanco, ho lavorato parecchio oggi. Ciao, stanco. Sì. Scusate, posso essere subito stanco? Ho detto che ciao, stanco. E tu? Ma quel suo amico è un avvocato? Diciamo che all'incirca sì. Perché non mi vuole dare il suo numero se è un avvocato? Perché non è un avvocato. Procuratore? Sì. È un procuratore, è un cercato? Sì. È un procuratore? Che figo, abbiamo parlato fino ad ora con un procuratore. Ma non è inutile, non mi serve. E che fa il procuratore? Che si procura? Si procura il cibo per voi? No, perché la chiamate così? Procuratore gestisce. Da chi? La medicatessa. Signore avvocato, sì. Siete avvocato? Oddio, mi serve un avvocato. Prego, la lascio con stai qua tu che arrivi. Arrivo, eh? Arrivo, sì. Faccio pure. Come? No, non sono un avvocato, sono un libero professionista. Ma hai detto di essere faccio un avvocato? Faccio consulenze esterne. No. Ah, vabbè, ma lasciamelo lo stesso, nel senso, perché caso mi serve una consulenza. Prego. Salì. Scusi, dov'è che l'ho perso? Allora. Ah, la saluto allora, ragazzi. Mi mandi il suo, praticamente? Serve... Questo è vostro. Sì. È nostro? È da. Oh, check. E cosa fate tutti qua? Cosa ho fatto? Faccio parte all'azione del corso, però. Non so niente. Caro. Oh, perfetto. Ricevuto? Che vesata qua. Okay.
Stiamo ascoltando le due ragazze che hanno avuto. Questa ragazza ha avuto un'aggressione. Stava raccontando un attimo l'accaduto. Ok. Va bene. Ma lei sa per caso che ha preso la denuncia delle ragazze? Sul fatto di. Lei è la signorina? Signora, signorina? Allora, ti spiego in pratica. Hai per caso visto nelle celle un pazzo vecchio con i capelli grigi e le bretelle? Amore, lasciami qua. Cosa? Sì. Oh, è qui! Sono mentito! Mi è appena andato via. Come è appena andato via? Addirittura, quindi è stato fidato lì sotto e adesso è stato dietro. Ma come aspetta? Come aspetta? Sta qui, sta qui. Oggi aprite qua per favore. Ce lo sto andando a dire! Aspetta, aspetta, aspetta! Lo vuoi sotto, aprite, vuoi sotto? Devo dire due cosette. Ci portano la sua testa! Sei... No, non penso che ti portano la sua testa. Il soffo... Non penso. Sono ripartito. Spero di no, insomma, poi... Sento da qua, dai, l'amore. Non ce la faccio. Dopo Daniel mi spieghi perché... Cosa? Che sta succedendo qua? Perché veramente. Vabbè, ma te lo scrivo. Sì, grazie. Grazie, grazie. Perché sto. Ciao, ragazzi. Vai, scrivi, io lo scrivo. Ma che. Ma guarda ma che origliona. È fuori, metto una cosa. Salve. Basso la voce. Caro. Caro. Aspetta, c'è un'altra roba. Sì, è appena andato via. Come è appena andato via? È stato arrestato questa persona? No, l'hanno rilasciato. E per quale motivo? Ma che ragazzi ne so. Ha una denuncia a suo carico, anche. Un attimo, ragazzi, scusate. Come agente cortesemente? Io che ne so. Avevo visto, aveva tipo una... Come si può chiamare? Salopette. Esatto, brava, sì, è una roba verde, una maglietta verde. Ma non c'è una denuncia che descriva una persona del genere? Io che ne so, scusa, non l'ho rilasciato io. Ma l'ho vista appena andare via adesso. Cose. Sì, ma come lavorate? Dire a me. Scusatevi. Lei non mi deve dire come lavorare. Una cosa, signorina, potete allontanarvi cortesemente? Ah, sì, scusate. Grazie. Sì. Sì. Agente? Sì, dimmi. Allora, sì, sì. Queste persone... Sono il procuratore, intanto, sale. Sì, 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 ho visto. Ok. Allora, uno di voi due vicino a me. Sì. Voglio sapere, queste persone qua hanno denunciato una persona vestita in quel modo. Sì, aspetta. Grazie. Ok. Oddio, rieccole. Mamma mia, sta chiamando questo. Mannaggia quel po'. Abbiamo bisogno di un passato. Salve, so scusate se ce le siamo date, ma già abbiamo potuto anche a parte per la città di lavoro. Ho capito. È la tua macchina personale. Me l'hanno... Avvocato, buonasera. Io... Buonasera. Vi auguro una buona continuazione, buonanotte. Come va? Bene, bene. Come? Aspetta. Ma come hai fatto a fare? Ma lei è un avvocato. Aspetta, allora... Hai mai visto che il cielo stellato è molto carino? Sì. Lo sai che a volte ci sono tipo delle stelle, ok? Mm-hmm. Che dicono della nostra buona sorte, no? Sì. Secondo te dove può essere quel brutto matto adesso, guardando le stelle? A un osservatorio? Ale, te c'è il porto d'armi? No. Non lo so, entra nella testa di un matto, ok? Da un matto? Potrebbe stare anche in montagna. Salve. Oh no. Salve. Okay, ma è andato via da qui poco Salve. Fa. Ciao. Poco Come fa. Sta? È andato via da qui poco fa. Ma ti ha mandato la foto che sta guardando le stelle? Assurdo, fa. In che senso non ho capito. Ti ha mandato la foto che sta guardando le stelle? Assurdo, fa, assurdo. È tutta astrologia, assurdo, capito? Fa. Astrologia fa, sì. Assurdo. Signori, potete allontanare con questo? No, assurdo, fa. Se no chiediamo aiuto, visto che stanno qua. Secondo voi dove si possono guardare bene le stelle? No, fra. Ecco, semplice. Secondo te i matti, dove si possono immattare? Oddio. Dove si possono immattare? Orecchio utile. No, fra. Per dire. Un fra, ma infattare, immattare, in scatolare. Ma perché stanno rompendo tutto?
Cioè, dei vandali. Sì, dei brutti sì. Vandali. Sì. Va bene. Daniel? Dai. Buonanotte, andiamo. Non è che avete una macchina da prestarci, cioè, giusto per arrivare alla via. Purtroppo non si può guidare quella che abbiamo. Sì. Oh, d'accordo. Dica. Va bene. D'accordo. Grazie mille, allora. Sì, appena so qualcosa, tanto il numero della signorina, signora ce l'ho. Ok, la signora Wanda, giusto? Grazie mille, davvero. Va bene. Piacere che lei abbia preso a cuore questa situazione. È molto importante per me. Comunque, diciamo, avere giustizia riguardo anche dei risarcimenti morali più che fisici. Va bene, e soprattutto, diciamo, rinchiudere questa persona e non farla farvi del male alle altre persone, insomma, ecco. Sì, sei, più che altro bisogna stare attento. Va bene, signorine. Sì, però aspettate, una io ho del lavoro da fare, devo fare un colloquio. Arrivederci. Vabbè, una cosa veloce, immagino. Dai, ascolto io le ragazze, non ti preoccupare. Va bene, dopo ci sentiamo via mail. Va benissimo. Ok, arrivederci. Okay, ciao. E allora, in pratica, sì. Secondo te, quindi, insomma, non lo so, secondo te questo qui è matto o no? Perché noi, dopo che ti abbiamo detto queste cose, aspetta, ti spieghiamo tutta la storia dall'inizio. In pratica lui si andava a schiantare contro i muri, non sapeva guidare, poi si addormentava a casa. Come si addormentava a casa? Salute? Sì, mentre guidava. Cioè guidava tra virgolette, sbatteva. È pericolosissimo. Quello che ho detto anche io. E voi perché stavate in macchina con lui? Ma è lui che guidava, ci voleva pure, tipo, cioè, nel senso, non è che se ne stava accorgendo, perché comunque non sapeva guidare, però noi lo volevamo portare da fare la perizia, quindi non voleva lasciare il volante, voleva trasportarci lui, capito? Sì, esatto! Quello lì era tutto impazzito, insomma. Non lo so. Che è? È lì. È lui. Ancora un brutto, ma un po' villadine. Calma, ragazzi. Guarda come mi avete fatto. Sono stato in centrale, arrestato. Guarda come mi ha ridotto. Si chiama Daniel. Sì. Che razza di nome è Daniel? Io non ho combattuto in guerra per questo. Si sente che non hai combattuto in guerra per io questo? Io non ho combattuto in guerra per salvare gente di Daniel. Almeno lui lavora? Sì. Tutti che lavoro fa? Sentiamo. Ho un lavoro abbastanza importante. Ma posso parlare ancora di una militare? Preferirei non dirlo adesso. Ecco, è segreto altro criminale. Professionale. Sì, fa lo psicologo. Fa il poliziotto, fa. No, ehi, no, guarda no. Cosa ti faccio. Tu sei sotto inchiesta. Come sotto inchiesta? Tu sei sotto inchiesta. No, il mio avvocato mi ha liberato. E stiamo per dare stiamo dando denuncia a tutto lo stato adesso. Grazie a voi. Ti abbiamo denunciato pure noi, infatti fammi chiamare la polizia. Guadagnerò un sacco di soldi. L'avvocato io no, mi fa male il cuore. Ho l'avvocato Bill Carson. Contro tutto lo stato, anche cosa è successo? L'avvocato Bill Carson, abuso di potere. Avvocato, contro i veterani di guerra. Abuso di potere. Mi hanno tenuto in manette. Allora zitta, che ti hanno dato della pazza nel sotto, tu sei un po' calma a loro l'hanno dato a lei della pazza, ragazzi, perché hanno sentito solo ragazzi, la tua calma. Diversione ecco, calma un secondo, tra l'altro ho scoperto di essere certificato cappale, psicopatico, cioè, mi hanno appena protesto. Certificato psicopatico e noi siamo le pazze, lei è la pazza ovviamente e a te invece quindi mi sa che psicopatico ti chiameranno in...
che dice pazzo un'altra Io non persona. sono psicopatico, mi scusi, signor Daniel. Ma allora, uno che si chiama Daniel innanzitutto non ha diritto di parlare qua, ok? Quindi mettiamo sono subito in chiaro. Non si può prendere il diritto di dire queste cose a un signore che lavora. Io sono veterano, mi scusi, ho combattuto per rendere questo paese libero e prosperoso. E voi mi trattate così? Non si può fare. Lei è stato un pazzo, un palato. Oh, te l'hanno pure detto che sei un brutto psicopatico. Malato. Psicopatico. Ecco, sei solo questo. Allora, c'è solo un piccolo problema. Funziona. Avrò bisogno di tanti soldi. Se voglio mandare avanti il processo. Ne ho ben... Beh, $13 mi sembra un po' poco. Se io posso capire più di come te, mai è 13 il dollari? Processo. Non lavora. E ho dovuto pagare l'avvocato. Ah, ok. Per colpa loro. Ma posso capire cosa è successo cortesemente? Lei è senza giù e innervosirci. Lei è caduta giù da un muretto e ha dato la colpa a me e mi hanno arrestato. Non è intanto chi era sopra che diceva ti sta bene? Sì, quello gliel'ho detto all'avvocato che ho riso. Infatti mi stavo... Bill Carson si è incazzato con me perché ho detto che ho riso. Ma, però capisce che lei dice una versione. La ragazza... Guarda, parli con un'altra. Il mio avvocato. Ho avuto un trauma cranico, costo le rotte. Ma sì, tanto ti è andato nella pazza perché hai i capelli viola. E lei neanche ce li ha i capelli, che ha vinto. Io li ho i capelli. Io ho i peli pubblici che hai in testa, li chiama capelli. Quelli sono i peli del petto. Quello lo posso fare solo io. Bene, guarda, se io potessi tornare indietro non rifarei la guerra. Non sfamerei più quei 10.000 soldati al giorno. L'ha fatta contro di me la guerra, quindi la sta continuando a fare. Non dica che non la rifarebbe. Non la rifarei. Per salvare persone come te. Guarda che con le tette all'aria va in giro. Non ce le ha scoperte, le dai. Le sue bellissime tette. Non puoi nominarle, sono solo Dovevate mie. Vedere io come lavoravo. Alla vostra età come lavoravo. Io... cucinavo per 10.000 soldati al giorno. Quindi lei non stava proprio in guerra, cucinava per i ma soldati. Ma come si permette, mi scusi? No, sto facendo delle domande e i soldati sapere. Come vanno in guerra? Pancia vuota? No, certo, pancia piena. Ecco, le mie patatine fritte. Le mie patatine fritte erano le migliori. Sì, sì, le sue patatine fritte, grazie. Non è che potrebbe non darmi un po' di patatine questo, fritte, eh. Non so se le conviene, perché spesso i soldati mi sa che subito dopo che mangiavano le patatine andavano a cagare. Con rispetto, E penso che lo psicologo mi abbia aiutato a capire il motivo. Sì, perché... Mi ha detto che usavo l'olio sbagliato. E questo l'olio perché? Di motore, esatto, perché usavo l'olio di motore per friggerle. Perché sì, mi ha detto che mio papà, essendo meccanico, lo sapevo che c'entrava l'olio. Te l'avevo detto che c'entrava l'olio. Te l'avevo detto o no? Me l'hai detto tipo secoli fa. Ma scusate, però, non mi interrompete. Sono un veterano di guerra, per piacere. Sono un veterano di guerra, dovete portare rispetto. Ecco cosa faccio i veterani di guerra. Ma portiamo rispetto, dai signorina. Non mi hanno fatto rispetto un capo di nessuno. Ah, siamo in centrale, io la devo ancora denunciare per il bidone caduto per terra, Va bene, fai pure. La strada è di lì. Non ci vedo dove indica. Non ci vedo 2 metri più avanti. Lo sa molto bene, infatti... Oh, tu hai guidato. Dove ho guidato? Hai guidato... Quando hai una patente, quando tu non ci vedi. Io non ho la patente. Dove l'ha presa questa informazione? Assolutamente ha errata. Senza la patente. Oh, no, invece ho la patente. Ora. Aia. Io ho la patente. Testimoni. Guardi, anche ho un testimone. Ecco qua il mio testimone. Le faccio vedere la mia patente, testimone. Vero che giusto. Ce l'ho? Giusto, sì. Vedi? Non ci credo che la sua è la mia truccata. Patente. Non l'ho truccata.
me la riconsegni. Fa vedere. Grazie vedere, mille. Non ci credo. Se finché Beh, no, non ormai l'ho messa nel portafoglio. Finché non me la dai non ci credo. Comunque, ragazzi, con permesso, visto che io vedo che la situazione è abbastanza lunga, non posso rimanere veramente ulteriormente tempo. Cioè, va benissimo. Va bene, ciao. Ciao Daniel. Ciao. Che nome ti metti, Dodger? Sì, veramente. Ragazzi, il nome che ho. Non mi metterei mai con una persona che si chiama Dodger. E che c'entra mettersi con una persona, scusa un attimo. Vabbè, adesso. Perché il nome fa schifo. Appunto. Allora dai, non è così brutto. No, è orribile. Non è così brutto. Se hai qualcosa devi dire oh sì, Daniel, cioè. E poi io mi metterei insieme a qualcuno di nome Daniel. No, io per niente. Insomma, dai, ma ti pare. Immagina aiuto. Va bene, buonanotte ragazzi. Comunque mi presento, io mi chiamo Poraccio. Poraccio, piacere, Daniel Watson. Poraccio. Adesso possiamo completare la denuncia. Sei Poraccio. Ok, il mio era un nome falso, Poi ti dirò il mio nome vero. Come si chiama? Fissa la patente, dai, come si chiama? Non mi interessa, io dico che si chiama, detto di chiamarsi Poraccio. Ma comunque lei vi deve lasciare il suo numero. Perché? Io non le lascio un bel niente, non so se... Ma chi la sta calcolando? Dice che Daniel... Come mai vuole il mio numero? Perché... Le piace il suo gelato. Sì, mi piace il suo nome. Vedi? Vedi che quel nome è bello? Voglio avere qualcuno che si chiama Daniel. Beh, a sto punto anch'io voglio il mio primo numero salvato. Poes. Allora, Daniel... è lui, quindi adesso è il suo nome. Oddio, si chiama Poe. Vabbè, può essere anche un nome falso in realtà. Aspetta, come hai avuto il mio numero? In che senso? Non può essere un nome falso, signorina. Come hai avuto il mio numero? Mi perdoni. Perché devi spegnere AirDrop, vecchiaccio. Cosa devo spegnere? Mi scusi. Come si fa? Vedi, se tu condividi il contatto. Ma che condividi? Che io non ho condiviso. No, io non consento. E si vede il suo numero, poi. E dov'è il prop? Io non consento. Dato contatto, ecco, ecco fatto. Io non siete consento. Simpaticissimi, ragazzi. Ah, l'ho tolto. Personalmente, tu contatti una persona che secondo te è qualificata e la contatti in privato. Dai, ti dico di fare un colloquio. Ma quindi l'avete detto che è matto? Ma che è matto? Matto dalle gare. È matto. Scappa di via. Ecco. Vabbè. Nessuno la caga. Vedi? Nessuno ti caga, signorino. Va bene, va. Subito, guardalo. Ma quindi il mio numero? Oddio mio. Ho avuto quello di... Chi è Vanda? Io non volevo. Io pensavo fosse Watson. Devi cancellarti il mio numero, vecchio. Come si fa? Lo farei volentieri. Se solo sapessi come. Dov'è lei, Utop? Governatore. Devi Daniel Watson? Sì. Contatto. Governatore. Che il nome, ti chiami... che bel nome, un secondo nome, governatore. Ma no, ha cambiato cosa governa? Cosa governa? Secondo, ragazzi, sto salvando un attimo una cosa. Cosa governa? Sai, io ho lavorato per lei tanti anni fa. Per lei? Per me? Esatto, io facevo il veterano. Cioè, Per questa città. Esatto. Ok. Quindi per lei. Attualmente. Quindi mi merito un aumento di pensione. Quindi qual è il suo lavoro? Se io avessi bisogno di lei, come può aiutarmi in qualche modo? Il suo lavoro. No, purtroppo non posso dargli ruoli. Ok. Ha bisogno di lavoratori? Perché la mia pensione equivale a $1. Voi trattate così i veterani. E se vogliamo portare avanti diciamo il processo... Diciamo che più avanti potrei avere bisogno. Facciamo così.
A me serve adesso il lavoro, devo portare avanti un processo. Adesso non posso, purtroppo, devo avviare tutta quanta l'istituzione del governo. Le do una mano. Io ho lavorato per lo Stato. Ma non si preoccupi, si godi la pensione senza problema. No, guardi, facciamo così. Mi faccia diventare generale. A momento debito... Magari chiederò il vostro aiuto per qualche cosa, dai. Il mio, loro no. Il tuo. Io posso fare, se vuole posso fare il generale. Dirigo le truppe. Ma non contro ci chi andiamo truppe. In guerra? Ma contro nessuno. Ma con questa guerra ce l'hai non c'è testa, più la guerra, la è finita la guerra. Testa. No, la guerra non sì, finisce. Sì, hai ragione, non è finita. È appena incominciato. La guerra non finisce mai. Va bene, ci tengo che mi chiami. Vabbè. Per anche un lavoro bello. Per un lavoro bello. Attendo sua chiamata domani. Domani? No. Devi darmi il tempo di attivare un po' tutta quanta la città. Va bene, dopo domani. Va bene, aspetti. Ok, perfetto. Mi arrabbio se no. La denuncio. Tanto ho già un altro processo in corso. Un processo dopo l'altro. Esatto. Tutti e due allo Stato, quindi denuncio due volte allo Stato. La vita è un processo. Perfetto, signor governatore Daniel Watson. Vi do la buonanotte, ragazzi, visto che un quarto d'ora fa dove andare. Notte. Buonanotte. Salve. Ciao. Grazie, buon lavoro. Ancora. Di niente. Salve. Bene. Ciao. Bene, signorine, andate a fanculo. È stato proprio antipatico con quel nome, Daniel.